A 23 anni dall'ultima volta, era il 1994, torna a Treviso l'Adunata Nazionale degli Alpini, in programma il secondo weekend di maggio. Sarà la numero 90 per le Penne Nere, ma sarà soprattutto la volta in cui ben quattro sezioni ANA, che è l'Associazione Nazionale degli Alpini, si sono messe insieme per organizzare la grande manifestazione del 12, 13 e 14 maggio. Alza bandiera e sfilata della bandiera ad aprire le danze, prima della grande marcia che porterà gli alpini nel cuore del capoluogo della Marca fino alla zona universitaria, tra il clamore e l'entusiasmo di un pubblico sinceramente innamorato del loro spirito, generosamente indomito. Per Treviso e per tutta la provincia saranno tre giorni di festa, ma tre giorni anche di ricordo, di commemorazione di quanti 100 anni fa hanno dato la loro vita per lasciarci un'Italia libera. Da subito siamo partiti con le idee chiare di cosa fare, di cosa volevamo, e abbiamo ottenuto questa organizzazione della 90esima adunata, e insieme con delle idee di uno, dell'altro e dell'altro ancora abbiamo messo in piedi i vari eventi, le varie cerimonie, sapendo che Treviso è la settimana clou per quanto riguarda la dunata, però già dall'inizio anno, ancora da fine l'anno scorso, ci sono stati vari eventi aspettando la dunata, e da qui a quella fatidica settimana che arriverà fra un mesetto abbiamo ancora altri eventi sia nelle sezioni di Valdobbiadene, Conegliano, Vittorio Veneto. Ci siamo accorti in questo percorso che a scuola purtroppo la storia, quella recente, non la si studia, perché i programmi non consentono questo. Abbiamo bisogno di dare informazioni, di fare cultura, soprattutto di dare testimonianza di quello che è stato il nostro mondo, in particolare quello dell'alpinità, per la patria e per l'Italia. L'evento adunata degli alpini sarà il coronamento di una serie di manifestazioni che fin dallo scorso anno sono state pensate e volute per introdurre allo straordinario appuntamento di metà maggio.